Buongiorno dalla rassegna stampa di TEF Channel News. Sole 24 ore, botta ai minimi da marzo di quest'anno, 2012. Oggi test su BTP, Piazza Affari più 1,15% con le banche, poi positiva l'asta dei titoli a 12 mesi, forte domanda e tassi scesi dall'1,7 all'1,4%. Pertinenze, le regole per calcolare il saldo, parliamo di IMU naturalmente, Fed euro target e la disoccupazione. Le due facce degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Europea è di Adriana Cerretelli, sempre ottima penna. Assalto ai fondi di produttività. Cambia la Tobin Tax, aliquota aggiuntiva contro la speculazione, dalle imprese le risorse per finanziare ricongiunzioni pensionistiche e ammortizzatori. L'urgenza di restituire Sallusti al suo giornale, l'intervento di Cristina Malavenda sulla vicenda del direttore del giornale. Scendiamo sul Messaggero. Se c'è Monti non mi candido. Berlusconi Show, il Premier guidi moderati, non metto in lista dell'Utri. Scoppia il caso, l'ambasciatore degli Stati Uniti d'America elogia il professore, PD primarie per le camere, Grillo caccia i ribelli. Cinepanettone al tramonto, De Sica meglio la commedia. Vabbè, di fronte, ecco, a questo, Grecia tra speranza e povertà, no, mi pare ben poca cosa, scusatemi, ma sono a volte un po' critico. Il retroscena, gelo del Premier sulla proposta non ricevibile, no comment, silenzio, Monti stava per salire sull'aereo destinazione Bruxelles quando Berlusconi se n'è uscito proponendogli di guidare la coalizione dei moderati. Ladri di pigne, l'altra faccia della crisi nera, Eraldo Affinati, c'è anche questo nel nostro paese. Pensioni, ricongiunzioni gratis, cancellati i mini debiti fiscali, annullati i contenziosi ante 2000, sì al decreto sviluppo. E poi i bot fanno il pieno, rendimento in calo, unione bancaria, accordo più vicino. Ci spostiamo qui, il primo tweet del Papa, mi unisco a voi con gioia. Berlusconi ci ripensa, dal Messaggero alla Nazione. Rinuncio se Monti guida i moderati, ma rilancia anche Alfano, scarica dell'Utri, lite con la Lega su Piemonte-Veneto, gli Stati Uniti, stiamo con il prof. Poi, prof. Monti naturalmente, un tocco sul tablet, Ratzinger dialoga sul web, ecco qua il primo tweet del Papa. PD primarie a fine anno per scegliere i candidati. Andiamo a vedere Grillo, Grillo che caccia Favia e Salsi, la base si spacca. Ancora qui, salvano l'aereo che perde carburante. Pisa al decollo, due addetti si accorgono del guasto, tragedia sventata. Ma forse bisognava fare un po' di manutenzione o no? Corea del Nord sfida il mondo, lancia il missile e poi minaccia test nucleari. Unanime condanna dagli Stati Uniti, Cina e Russia. Questi sono folli. Prostituta strangolata, strane ferite sul volto e la nazione che poi vedremo sul locale. Il Messaggero, spiati per furti di Natale. Impennata dei raid in case e appartamenti, le ore critiche al pomeriggio, proprietari seguiti e controllati anche con un microchip nel portachiave. Paura al Curi, malore per un giovane grifone, lo spettacolo dimenticato da tutti, gli enti locali, un pensierino per le lenticchie di Norcia, l'inchiesta agricoltura coinvolta una cooperativa di Castelluccio, Egle Priolo. Poi qui i frati twittano con il Papa, clima mite, ma torna la pioggia, dice Gilberto Scalabrini. Scendiamo al Corriere dell'Umbria, muore in ospedale a 23 anni. Famiglia sotto shock, il marito ha presentato un esposto contro ignoti, vogliamo la verità. Ticket incombe la mannaia del TAR, ancora a destra, PD primarie per il Parlamento, Ilva interviene il governo, immobili mercato sempre più giù, 13 milioni di risarcimento per Baiano, la Corte dei Conti addebita a 5 imputati il danno erariale subito a seguito dell'esplosione dello spolettificio. Vediamo un attimo qui lo sport, cosa possiamo vedere? Centrocampo da inventare per le fere. Sotto ancora il giornale dell'Umbria. Tredicesime rate o posticipate. Imprese al limite, allarme delle associazioni di categoria. Natale, controlli della finanza, ecco dove come in Umbria. Poi ancora Gepafin, le linee del neopresidente. Allarghiamo. Caprai, sia il marchio Umbria, pubblico impiego, scontro rossi sindacati. Città di Castello, truffa ai monopoli di Stato, sequestro. Chiudo un attimo questa invasione di finestra.
sequestrato tabacco per 400 quintali. Marciano, cooperativa accusata di aver evaso IVA e IRPEF, due nei guai. Gualdo Tadino, ricostruzione, ex giunta comunale, assolta da tutte le accuse. Pensate un po', forse bisognerebbe fare un po' più attenzione nelle inchieste, chissà che non sia così. Caso Don Lucio Gatti, le 5 vittime, 9 ore davanti al GIP, prostituta di Narni, l'autopsia è stata strangolata, dice, e poi l'incidente, il fin di vita ventenne di Magione. Scendiamo ancora rapidamente. In 5 accusano Don Lucio Gatti, lo scrive Enzo Beretta della Nazione. Poi guardiamo qui la giovane, una strana ferita sul volto, questa ragazza che è stata strangolata, quella giovane prostituta africana. Alla spesa pensiamo noi. La gente si organizza per aiutare davvero le famiglie in difficoltà e diamo una mano anche a tanti italiani. A San Sisto nasce il nuovo mutuo soccorso civico anche anticrisi. Malore in campo al Curi per questo baby calciatore. Assolti funzionari. Maxi truffa del tabacco. I nostri vini firmati Umbria. L'innovativa proposta del produttore Marco Caprai. Il sindaco Ricci promosso a pieni voti. Secondo una rivista, Assisi è un buon modello di governo. Ora andiamo ai giornali telematici. Umbria Journal che apre con B2 Bakery, Natale senza lavoro e senza salario per 74 famiglie. Era previsto un presidio sotto il tribunale, ma questa notte è arrivato il comunicato che è stato comunque annullato. Però il problema resta. Rapidamente ad Umbria 24, TKPast Posco si defila, non interessati a Terni. E Umbria Left, guardiamo subito il primo carousel. Attività venatoria, regione bocciata dai cacciatori su unico ambito territoriale. Terni, doccia fredda, dalla Posco, non siamo interessati alla ThyssenKrupp. È tutto per questa rassegna stampa. Buona giornata.